Benvenuti alla Cascina Monsignorotti. Carlo, quest'oggi festeggiamo i 10 anni del vostro bellissimo agriturismo, un agriturismo che è in mezzo al Monferrato, che è una terra bellissima, fra le vostre colline, oggi c'è anche la neve, le viti, il buon vino. Ecco, qual è stato il bilancio di questi 10 anni? Il bilancio è stato molto buono, è stato positivo assolutamente, perché è stata una scelta molto indovinata che abbiamo fatto 10 anni fa, che a quei tempi diciamo che è stata un po' una scelta azzardata, perché l'agriturismo era conosciuto ma fino a un certo punto qui, specialmente in Piemonte. E dietro a un signore che ci ha aiutato, nel senso di portarci a avere questo rapporto col pubblico, ha detto: dovete fare ste camere, non ci sono nelle nostre zone posti, abbastanza posti letto, non ci sono attrezzature idonee per attirare in Piemonte il turismo estero specialmente. E allora noi ci siamo lasciati portare di fare questa cosa. È stata la scelta migliore che ho fatto nella mia vita, si può dire, perché è stata una scelta proprio, diciamo, una delle migliori che ho fatto. Voi siete su un cucuzzolo con una vista meravigliosa. Vogliamo ricordare quante camere avete, se siete aperti tutto l'anno? Sì, la nostra è un'azienda agricola, che è di 10 ettari di vigneto. Abbiamo 25 posti letto come agriturismo e diamo da dormire, prima colazione, e l'ospitalità a chi arriva, una buona bottiglia di vino è sempre per tutti. A proposito di vino, qui c'è il vostro vino, poi faremo un brindisi, è Barbera naturalmente. Questo è un Barbera d'Asti Superiore Nizza, questo non perché sia il mio, questo è proprio una denominazione che è un grande vino, anche questo è stato una cosa azzeccata, perché hanno fatto questa denominazione, diciamo attirati un po' da cosa ha avuto il Barolo dalle parti di Alba, per esempio, no? Noi abbiamo detto: noi abbiamo un territorio che, se non è come Alba, forse è migliore, adesso non per vantarci, però il vino dobbiamo anche un po' imparare noi a valorizzarlo. E allora abbiamo pensato, tramite il consorzio e la DOC è uscita poi di questo vino, di fare un vino con una resa per ettaro inferiore al Barolo, 3 anni di invecchiamento, una scelta eccezionale delle uve sia in diradamento sia in vigna che nella vinificazione, e siamo arrivati ad avere un vino di eccezionale qualità, apprezzato in tutto il mondo adesso, perché di Nizza, modestamente, di Nizza ce n'è poco. Marisa, voi tecnicamente siete un bed and breakfast, no? E c'è una colazione da voi? Prepariamo nella nostra saletta delle buone colazioni. Preparate da lei? Sì, sì, le preparo io, le torte, facciamo i biscotti. Coccolate un pochettino i vostri clienti? Molto, molto, sì, sì. Poi proprio mi piace proprio stare con loro, chiacchierare. Cascina Monsignorotti, un nome anche singolare.
Sì, è un nome singolare perché questo nome è nato, allora, cominciamo, che in nostro possesso questa azienda della nostra famiglia è da 4 generazioni. Prima che acquistasse il mio bisnonno, no, in questa cascina qua c'erano dei frati, era un convento di frati e in questa cascina producevano il vino che era destinato alla diocesi di Acqui e loro facevano per questi frati, per il convento principale di Acqui, loro qui producevano il vino per poi darlo alla diocesi di Acqui. Per questo ha preso il nome la cascina Monsignore Monsignorotti. Che fosse un vino divino, l'avevo capito anch'io dalla sua bontà. Ecco, voi avete anche una figlia, avete una nipotina bellissima, quindi siete una bella famiglia. Qui davvero si vive una vita in campagna fra persone simpatiche, dove si sta bene, c'è sempre un buon bicchiere di vino come benvenuto, è il Monferrato più vero.